Amici, qui si lavora duramente, guardate il sudore. Eccoci qui. Allora, stiamo preparando la scaletta, vedete, con esatto, con le nuove tecnologie, come vedete. Sì, io uso sempre il mio tablet, Sì. è un Usa e tablet, getta. è moderno, però dai. E siamo pronti per cominciare una nuova puntata di Sempre Curiosa. Voi siete pronti? Un attimo che metto a posto il ciuffo e mando la sigla. Sei pronta? Schiaccio, eh? Pronta? Dov'è? Qua. Questo è il tasto della sigla. Via! Via. Ed eccoci qui, cari amici, bentornati finalmente di nuovo insieme per una nuova puntata di Sempre Curiosa. Allora, come state? Siete ancora in ferie oppure siete già tornati? Insomma, il periodo è un po' quello del rientro, ma molti amano le vacanze anche a settembre, forse perché sono un po' meno calde e quindi insomma si possono gustare anche ambientazioni diverse da quelle, per esempio, della spiaggia. Insomma, adesso cominciamo subito il nostro appuntamento perché abbiamo tantissime cose di cui parlare anche oggi, dalla musica all'arte, ai temi misteriosi, ma lo scopriremo. Tra pochissimo e tanto tanto altro. È arrivato anche il nostro piccolo Ralfino, la mascotte del nostro programma, che ultimamente è un po' stanco, forse reduce dall'afa anche lui estiva, non sale più sul nostro banco, ma vediamo se riusciamo a farvelo salutare durante il nostro appuntamento. Allora, per cominciare, entriamo subito nel mistero e lo facciamo con il nostro amico Guido Mazzoni, che avete già conosciuto nei nostri appuntamenti, perché lui torna, attenzione, attenzione, a parlarci di entità parassite. Cosa saranno? Ciao ragazzi, buongiorno. Ci rivediamo dopo il periodo estivo e entriamo con un argomento particolare che avevamo già trattato, ma adesso trattiamo un po' più nello specifico. Cioè trattiamo quelle le entità che si possono essere considerate entità parassite che tante volte sostano nelle case o negli oggetti. Queste entità vengono considerate molto, tenute molto in considerazione, soprattutto nell'arte, nella cultura orientale, e sono entità che si possono debellare con dei profumi. L'incenso, per esempio, che è un profumo antisettico, e quindi contro i parassiti, ma è anche contro certi tipi di entità. È un profumo che le dà fastidio. Ci sono altri profumi specifici che possono infastidirle, oggetti che possono infastidirle, tipo il sale grosso, tipo dei profumi oleosi, di fiori, le danno fastidio. E soprattutto poi ci sono, e qua non ci soffermeremo, dei rituali, delle funzioni che possono addirittura scacciarli se queste entità non sono così forti. Però la forza di un'entità di questo genere è soprattutto passare sottaciuta, cioè nel senso non far rendere conto all'ospite che vi è, che è in quel dato oggetto, in quella data casa. Quindi magari noi viviamo una situazione di disagio fisico o anche psicologico e la consideriamo che sia un insieme di cose dovuto al lavoro, alla salute, ma in realtà il lavoro e la salute vanno male o ci pesano di più perché questa entità ci sta succhiando l'energia. E la forza massima di questa entità è non farsi notare, riuscire a succhiare questa energia senza che noi ci rendiamo conto di questo reale pericolo. E finché noi non ci rendiamo conto di questa situazione, lei può agire
a suo piacimento e quindi può succhiare tutta la forza da noi che vuole con molta più facilità. Quindi la prima cosa è, pensiamo sempre sul lato materiale ai nostri disagi, ma pensiamo anche su un lato immateriale ai nostri disagi. Tante volte possono essere portati da un oggetto o da una presenza eterea che vi è in una data casa o nel posto di lavoro o in altre situazioni. Anche solo un oggetto vissuto che portiamo da magari da un'altra casa che ci è stato regalato, ma non è un oggetto nuovo, ma è un oggetto che ha passato certe situazioni che le rimangono impresse o che gli ha regalato un'anima psichica negativa. Quindi meditiamo e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao amici, sono Joy. Vi ricordate di me? Voglio parlarvi ancora una volta del mio libro. Oh no, me lo sono dimenticato. Eccolo qui, la lista dei sogni per non dimenticare chi siamo. Tanti sogni fra queste pagine che spero possano essere anche i vostri, anche perché potete scrivere i vostri sogni su questo libro, non è soltanto mio, è anche vostro. Ma adesso abbiamo parlato di sogni, qui vicino a me c'è un fiore spettacolare che io adoro e che colgo per voi, per sognare insieme con la barba di Gesù. Ed eccoci rientrati in studio, dopo questi argomenti super misteriosi che ci hanno lasciati anche un po' così allibiti. Sono sì curiosi, ma è anche facile non crederci, quindi lascio a voi naturalmente la scelta, quindi entità parassite che succhiano l'energia della persona. Vi è mai capitato di sentirvi stanchi? Chissà, forse potrebbe essere una entità che vi circonda in qualche modo. Se volete qualche informazione in più, approfondire, scriveteci, perché il nostro guido sicuramente è a disposizione per soddisfare ogni vostra curiosità. In coda al programma vi daremo tutti i nostri contatti. Guido parlava anche di profumi, insomma, come arma, diciamo, no, per allontanare queste energie. Devo dire, Guido, che io ho una domanda per te. Forse non ho incontrato entità parassite, o forse sì, però spesso ho incontrato dei profumi che forse non erano dei profumi, ma degli olezzi. Possono essere anche quelli utili per scacciare queste entità? Va bene, lasciamo anche questa curiosità così al mistero e passiamo invece al nostro sito www.semprecuriosa.it. Eccolo qui, lo state già vedendo. E entrandoci scopriamo che c'è una recensione che abbiamo fatto noi per voi relativa ad un evento molto carino che c'è stato i giorni scorsi a Santa Margherita Ligure. Il protagonista di questa serata è stato il maestro Andrea Bacchetti, pianista molto conosciuto non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Lui veramente ha suonato un po' ovunque e questo concerto è stato un grande successo, devo dire, perché era anche molto particolare e un concerto molto impegnativo dedicato esclusivamente a Bach, dove lui dai preludi è passato poi alle variazioni Goldberg. E non pago di queste grandi emozioni che ha voluto regalare al pubblico in chiusura del concerto, ha pensato bene anche di soffermarsi a raccontare al pubblico che lo stava ascoltando che cosa sono le variazioni Goldberg, quindi spiegarle a parole, in parole semplici, ma non solo, anche accompagnandosi con alcuni esempi al pianoforte per far comprendere quella che è la realizzazione di queste variazioni Goldberg. Quindi un concerto studio anche, tant'è vero che presenti c'erano molti studenti che, saputo il programma di questo concerto, si sono presentati addirittura con le partiture per seguire il maestro passo passo. Il merito di tutto ciò, oltre ovviamente al talento del maestro Andrea Bacchetti, va però anche a chi ha organizzato, e cioè l'associazione Musica Amica,
di Genova con la direzione artistica di Giovanna Savino, che spesso ritrovate nei nostri programmi perché ha sempre molti eventi e molte manifestazioni di cui parlarci, e quindi a noi fa davvero molto piacere. E quindi congratulazioni ancora per questo evento e aspettiamo che cosa succederà prossimamente, insomma, con l'associazione Musica Amica. Bene, complimenti ancora al maestro Andrea Bacchetti e a Giovanna Savino. Adesso noi cambiamo argomento, restiamo però nella musica, ma una musica di genere più leggero, la musica degli autori, la musica dei cantanti. Eh sì, perché c'è un palco che aspetta tutti quanti voi. Lui è il palco d'autore e ci racconta di più il nostro amico Claudio Gambaro, che sarà, pensate, il presentatore di questa manifestazione nazionale. Allora, mentre il caldo ci sta finalmente lasciando un po' respirare, io vi ricordo che il 23 settembre a Salerno, nell'area concerti della Tana del Blasco, ci sarà la terza edizione di Palco d'Autore, il contest nazionale riservato agli autori, ai cantautori e agli interpreti. Avremo artisti provenienti da tutta Italia. Io per il terzo anno consecutivo ho il piacere e l'onore di presentare questa serata, quindi ripeto, vi aspetto il 23 settembre nella nuova area concerti della Tana del Blasco a Salerno, un locale fatto appositamente per la grande musica dal vivo. E grazie così al nostro amico giornalista Claudio Gambaro. Aspettiamo ovviamente tutte le novità su Palco d'Autore e anzi sarai presto nostro ospite per raccontarci un po' di più nel dettaglio quella che sarà la manifestazione. Prima di darvi appuntamento alla seconda parte della nostra puntata di oggi, vi volevo ricordare che in questi giorni ci sarà c'è la giornata mondiale della solidarietà. Lo so che queste cose non vanno ricordate soltanto in concomitanza del giorno, ma questi sono periodi davvero molto molto particolari che ci mettono a dura prova e anche nelle piccole cose, insomma il sostentamento quotidiano. Perciò quale periodo migliore per ricordare che la solidarietà è importante e aiutarsi a vicenda, soprattutto quando ci sono questi periodi, è fondamentale. Quindi facciamolo sempre, ovviamente nel limite del nostro possibile, ma anche i gesti piccoli per altre persone che sono magari in difficoltà in quel momento, forse anche più di noi, possono essere davvero gesti risolutivi, gesti importanti. Va bene, non scappate, perché fra pochissimo torneremo con il nostro proseguo della puntata di Sempre Curiosa e vi anticipo che parleremo di fumetti, ci sarà il nostro amico Steve De Brevi e poi parleremo di piatti con Rossella Boccardo. State lì.